Sei adesso in cabina con Alberto Bucci del peso della responsabilità. Cominciando dai giorni del ritiro, Alberto, che sono spesso utili a capirsi e volersi bene, ma anche a sviluppare dei piccoli, grandi rancori. Ecco, in quel caso il ruolo dell'allenatore qual è? Cioè, come deve intervenire? Ma io credo che il ritiro soprattutto sia un momento di conoscenza fra tutti, perché il ritiro fai 15 giorni, poi quando torni giù devi riadattarti un'altra volta. Per ossigenarsi non credo che serva tanto. Serve per stare insieme. Serve perché un allenatore conosce i giocatori senza per forza forzarli, per caso al bar. Piano piano si parla. Lì inizia a conoscere l'allenatore, i giocatori, il giocatore e l'allenatore, per fare un buon gruppo. E i giocatori fra di loro. Io non credo che il ritiro nasca con... possa nascere dei problemi fra loro. Anzi, un buon ritiro crea un gran gruppo. Ecco, tu capisci già dal ritiro se hai a che fare con giocatori che hanno qualche problema, qualche timore di troppo, cioè la paura in un giocatore si sviluppa già dal ritiro? La paura è il sintomo, diciamo, anche di una responsabilità che forse, che spesso insomma non si riesce a sostenere. La paura per me è la non conoscenza. Cioè se io ti porto in montagna dentro una grotta, e tu entri e hai paura perché non la conosci. Se al pomeriggio ci siamo stati insieme, non hai più paura. È il conoscere che supera la paura. La paura è la non conoscenza, come non studiare. Hai paura. E i giocatori hanno paura quando non si preparano bene. Non è che sono emozionati. Quindi come si combatte l'ansia da prestazione? Anche in questo, conoscendo, cioè attrezzandosi, imparando. Parlando tanto, non è che un giorno solo risolvi i problemi delle persone. Ognuno ha qualcosa dentro. Porta qualcosa da casa, porta dei momenti difficili. Sta a te, senza essere invadente, provare prima a offrirti. Poi quando lui parlerà con te riuscirai a fare qualcosa. Ma un allenatore può permettersi di avere paura? No, no. Però la paura è un sentimento umano. Per quello la trasmette, lo dico che non conosce, che non è sicuro di sé. Io vado, faccio le mie fesserie, ma con coraggio. Perché il coraggio di sbagliare è quello che ti permette di crescere. Quelli che sbagliano per paura, e se sbagliano per paura non cresceranno mai. Stai lottando da mesi contro il, come un leone, contro il tumore. Che forma ha la paura in te? Sono immortale. Quando morirò non me ne accorgo. Però il tumore mi ha fatto conoscere delle cose meravigliose. Per me l'amore è amore due volte, per me il bello è bello due volte. Solo chi adesso in questa condizione per me è diventato più facile capirlo. Vorrei che la gente capisse che veramente l'amore è l'amore due volte, il bello è bello due volte. Molte volte ci passiamo vicino e non ci accorgiamo neanche. E qual è la tua responsabilità in questo momento? Diffondere questo tipo di pensiero, per esempio? Ma vedi, se non è da diffondere, perché se tu chiudi gli occhi e pensi al tuo papà e alla tua mamma, non ti ricordi cosa ti dicevano, ma vedi un film di come si comportavano. La vita è fatta di esempi. Ognuno porta il suo esempio e il suo esempio può essere utile agli altri se lo vogliono leggere. Alberto Bucci, grazie. Adesso in un minuto.